dopo aver bissato nell'aprile scorso il prestigioso premio Livatino con Veleni, il libro inchiesta sulle misteriose morti di Mattei Pasolini e del giornalista Foggiano De Mauro, il lucano Fabio Amendolara, attualmente cronista della Verità, è nella terna dei finalisti per la sezione saggistica dell'importante premio letterario Maria Teresa di Lascia. La scrittrice originaria di Rocchetta Sant'Antonio, che con il suo romanzo Passaggio in ombra vinse il premio Strega nel 1995, un anno dopo la sua morte. Con questa 11ª edizione, il concorso letterario organizzato dal comune di Rocchetta e da quello di Fiuminata, in provincia di Macerata, dove Maria Teresa è sepolta insieme alla mamma marchigiana, apre alla saggistica per celebrare l'impegno della Di Lascia sul fronte dei diritti civili, speso come radicale convinta, attivista contro la pena di morte, fondatrice dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, parlamentare, giornalista, protagonista di molte azioni in difesa dei diritti umani e dell'ambiente. E per questa sezione la terna finale da cui uscirà il vincitore vede in concorso Fabio Amendolara con Veleni, edizione Il Castello Foggia, Tullio Grimaldi con Magistratura Democratica della Guida Edizioni e Sguardi Differenti, autori vari di Mamme Online. L'opera vincitrice per la saggistica, come per la narrativa, sarà decretata il 16 settembre prossimo dall'esito dello spoglio dei voti che esprimerà la giuria popolare composta da 35 lettori di Rocchetta Sant'Antonio e altrettanti di Fiuminata, con l'aggiunta dei voti assegnati dalla giuria scientifica e dalla giuria dell'Università di Foggia composta da studenti appunto dell'Ateneo Foggiano. In 123 pagine, con Veleni, Amendolara ricompone alcuni tra i misteri più oscuri del nostro paese. Il caso Mattei, la morte di Pasolini, il sequestro e l'omicidio del giornalista foggiano Mauro De Mauro. Un'ampia e precisa ricostruzione giornalistica su di un trentennio molto cubo per l'Italia attraverso migliaia di articoli, atti giudiziari delle procure di Palermo e Pavia, nonché informative dei carabinieri di Carlo Alberto Dalla Chiesa e investigazioni di Boris Giuliano e carte dei servizi segreti. Veleni è l'ultimo di una serie di libri inchiesta con cui Fabio Amendolara ha riportato alla luce il caso di Elisa Claps nel Mistero di Anna, la scomparsa di Ottavia De Luise con La colpa di Ottavia, i legami tra la morte del brigadiere Santino Tuzzi e quella della studentessa di Arce, Serena Mollicone, nell'Ultimo giorno con gli Alamari. In Veleni si parla di intrighi di petrolio, potere e mafia, dei mandanti della scomparsa del giornalista De Mauro e del suo appunto sul famigerato colpo di Stato del principe Junio Valerio Borghese. Con molto coraggio, quello che sarebbe tanto piaciuto a Maria Teresa di Lascia.